della sezione di Arona, Borgomanero e Verganti di Legadritti e il Malato, aprirà uno sportello presso l'ospedale di Arona. Uno sportello aperto tutti i pomeriggi da volontari del nostro gruppo, che darà la possibilità alle persone di dialogare con i nostri volontari per parlare delle problematiche che hanno avuto all'interno degli ospedali, per poter dare dei consigli per migliorare e per avere loro stessi dei consigli. Quindi una bella iniziativa e complimenti al gruppo di Arona. A questo sportello possono avvicinarsi anche quelli di Verbania, di Varolo Pombia, di Momo? Sì, assolutamente, assolutamente. Come tutti i progetti di Lega dei Diritti del Malato, questo è un primo progetto aperto a tutto il territorio circostante, che verrà modellizzato e poi verrà proposto anche in altre realtà, in altri ospedali. E la Lega per Diritti del Malato ha aperto diverse sedi, diverse sezioni nel territorio, si sta espandendo, sta prendendo piede. Sì, assolutamente. In particolare a Verbania, dove un folto gruppo di persone sta organizzando delle conferenze interessanti, poi vi darò successivamente dei dettagli, e nella provincia di Varese anche, Luino, c'è attualmente un'altra associazione che sta nascendo con diversi progetti. Siamo molto soddisfatti per le attività qui sul Lago Maggiore.